Ok, io parlavo col microfono spento, quindi di nuovo, ciao ragazzi. Vabbè, sì, vabbè. Non siamo a Litoral Games se non facciamo qualche piccolo errore, no? Allora, dicevo, benvenuti a questo primo mio tutorial, piccolo, su richiesta, appunto su come inserire i dati nell'FMC, di conseguenza penso anche un po' di SimBrief. È tutto quanto collegato, soprattutto dagli ultimi update della ZiboMod, che ha cambiato radicalmente un po' le cose per quanto riguarda i pesi a bordo, almeno il calcolo del centro di gravità. È tutto molto molto interessante, merita di essere approfondito di più magari in un secondo video un po' più avanti. Ok, detto questo, comincerei appunto ad inserire i dati del nostro piano di volo di oggi, fittizio perché non farò il volo poi, sì, sembra un po' inutile. Quindi siamo su SimBrief, appunto, abbiamo cliccato su Crea un nuovo piano. SimBrief ovviamente richiede di essere iscritti, quindi bisogna fare poi login, entrare dentro, nuovo piano di volo, e iniziare ad inserire dentro appunto i dati che sono necessari per crearlo. Quindi volo la linea, poi mettete dentro quello che volete. Oggi immaginiamo di volare KLM, volo sempre il solito mio 1123. Se parlo troppo forte, spero di no. Vabbè. Partenza, immaginiamo, oggi sono a Monaco di Baviera e immaginiamo di andare a Amsterdam. Ecco, lui vedete già trova in automatico anche un alternato, quindi vuol dire che se per un motivo o per l'altro, traffico, brutto tempo, indifferente, non si riesce ad atterrare, non dovremmo atterrare ad Amsterdam, scegliamo un altro aeroporto nelle vicinanze dove andare. Lui ci propone BBR, che è Bruxelles, sì, che potrebbe anche starci. Poi la data va inserita oggi 3 febbraio e l'ora. L'orario viene calcolato sul tempo di Greenwich, quindi rispetto a noi un'ora indietro. Quindi se volessimo partire alle 6, oggi, adesso sono le 6 meno 10, volessimo partire alle 6 di pomeriggio, dovremmo mettere qua le 15. Ok. Airframe, andiamo a scegliere il nostro 738, quindi B737-800, che è appunto la ZiboMod. Se usate un altro aereo, lo trovate. Poi, quello che ci interessa a questo punto è la rotta. Intanto lui, saltiamo intanto la rotta. La rotta lui già propone una, che è questa qua, ed alcune alternative. Però nulla toglie che possiamo andare su un altro sito che si chiama Sky Vector, o ce ne sono anche altri, creare una nostra rotta personalizzata, andarla ad inserire qua dentro e poi cliccare Analyze Route e vedere se tutto quanto va bene. Quello che interessa per la rotta sempre, ovviamente, è la pista di partenza e la pista di arrivo. Intanto di questa parte qua del dispatch. Quindi la rotta, beh, immaginiamo che questa ci vada bene, dai, per adesso non ce n'è una più, guarda, mettiamone una più corta così poi è più veloce da inserire. Eccolo, cortissima. Vabbè, dritto per dritto. Così poi è più veloce da inserire dentro l'FMC, tanto è uguale, identico, uno o più punti da inserire, non cambia nulla. Bene, volessimo cambiare pista, basterebbe cliccare qua ovviamente e andare a sceglierne un'altra, sia per la partenza sia per l'arrivo. Detto questo, normalmente fino a qualche giorno fa bastava poi andare a inserire dentro il numero di passeggeri che vogliamo trasportare, l'eventuale cargo e poi proseguire. Però dall'ultima update della ZiboMod tutto questo poi diventa un po'
non complica, però abbiamo troppa differenza con i valori che ci dà, quindi conviene, ecco adesso passo al gioco, quindi facciamo così, sono sulla pagina sbagliata. Allora, conviene andare dentro il nostro aereo, qua nel tablet. Il microfono è acceso, sì, su questa. Ok. E andare sulla pagina dedicata ai paesi, che adesso appunto è cambiata, quindi perché questo è ancora in lavorazione, in effetti, anche se quello dell'atterraggio dovrebbe essere già funzionante. L'ho provato solo ieri una volta, ma ho volato vecchio stile, diciamo, senza usare questa pagina qua, quindi non lo so. Comunque propone, ecco, ve lo mostro al volo, propone sia per l'arrivo, sia per la partenza, l'inserimento di tutti quanti i dati necessari poi sì, a gestire l'aereo. Noi quello che ci interessa invece adesso è questa pagina qua. Quindi la pagina dei paesi. Prima del carburante che andremo a inserire dopo, una volta che il piano di volo sarà fatto, a noi interessa appunto il peso. Una volta bastava cliccare su payload, inserire dentro il zero fuel weight praticamente che veniva proposto dal piano di volo e tutto quanto era perfetto. Questo adesso non è più possibile, nel bene e nel male, bisogna andare appunto su payload che non è altro che la seconda pagina, basta cliccare qua, abbiamo quattro pagine come vedete qua sopra. Ok, torniamo sulla prima, no, andiamo qua, abbiamo detto. E andare a mettere dentro manualmente i peso che vogliamo portare. Quindi noi non sappiamo adesso quanto pesa la gente e tutto quanto, però quello che possiamo dirgli è il numero di passeggeri che vogliamo portare. Quindi clicchiamo qua su payload total, andiamo a inserire dentro, che so io, 150, però poi clicchiamo questo pax che lui aggiunge appunto una P. Lui a questo punto distribuisce in maniera uniforme i passeggeri in prima classe o quello come vogliamo calcolare il nostro aereo. Possiamo scegliere qua quattro layout diversi, quindi da 160 a 189 passeggeri. 160 è quello che mostra la Zibo Mod, quindi 3 più 3 per non so quante file siano, comunque è quello lì. Io ho messo 180 per avere portare un po' più gente, ecco. Quindi torniamo qua. Possiamo immaginare che magari in prima classe non ci siano proprio 30 persone, metti ce ne siano 20, però neanche adesso lui li ha messi, aspetta, ecco. Lui li ha messi tutti uomini, come potete vedere. Questo è maschi, femmine e kids, bambini. I paesi sono diversi, appunto per questo conviene mettere prima dentro i passeggeri e vedere poi che zero fuel weight ci dà e andarlo a inserire successivamente nel sim brief. Per fare una cosa, adesso diamoci una mossa e vado a cambiare solo la prima riga, ma le altre funzionano esattamente uguali. Possiamo immaginare che ci siano a bordo 10 uomini in prima classe, altrettante signore. Vedete, lui aggiunge una F e due bambini. Eccolo qua che lui va appunto a cambiare i valori. Cambia quindi anche il peso. Qua potremmo aggiungere del cargo eventualmente. Adesso noi non lo mettiamo. A questo punto, se noi torniamo, se ce la faccio, facciamo così che facciamo prima. Qua abbiamo un zero fuel weight che è aggiornato, tanto appunto il zero fuel weight, come dice la parola stessa, non tiene conto, è il peso dell'aereo totale, quindi con dentro tutti i liquidi necessari, tutta la strumentazione necessaria, tutti i passeggeri, tutto, meno la benzina che ci servirà per fare, che dovremmo caricare per fare il nostro volo, compreso di alternato e tutto quanto. E ci dà intanto questo primo valore, che però dopo vedrete cambierà man mano che mettiamo dentro il carburante. Quindi abbiamo adesso 55.000 praticamente chili, che torno su
casino. Eccolo qua. Torno su SimBrief. Abbiamo detto 55.000 kg. Poi andiamo a metterlo qua. 55.000 kg. Taxi in, taxi out sono i minuti che si calcola, che servono quando si mette in moto per uscire, quando dopo si arriva fino al gate, ma lasciamolo così com'è. La runway d'arrivo, la 24, qual è quella di Amsterdam? La 24. No, mettiamo, oh, vabbè, tanto... Beh, una va all'altra, cioè non è che stiamo qua. Non ci andiamo, non lo facciamo il volo. Ecco, quindi non mi interessa in questo momento. Detto questo, tutto quanto è inserito, andiamo a cliccare genera l'OPP. Yes. Ok. E lui adesso ha generato praticamente questo, il nostro piano di volo completo di tutto quello che ci serve sapere. Diciamo, fin qua è la parte che giocando da Simmers ci interessa. Oltre sono cose molto interessanti anche, però a noi giocatori non servono. Allora, questo piano di volo adesso lo possiamo visualizzare in modalità PDF, andarlo a scaricare, perfetto, eccolo qua. Lo andiamo a mettere praticamente nella cartella di X-Plane, c'è la cartella risorse, plugin, la VTab, che avete di sicuro, dentro la cartella della VTab c'è la cartella charts, o lo potete mettere dove volete, dopo andarlo a leggere chiaramente dall'aereo. E salvarlo appunto là. Vabbè. Ah sì, bello già, appunto, sì, scusatemi, sono un attimo in casino, pensavo di averlo ancora nella cartella download, invece l'avevo già appunto salvato. Bene, perfetto. Scusa. Allora. Detto questo, torniamo sul nostro aereo. Allora, faccio così. X-Plane. Ok, e... quindi se andiamo su Avitab Charts, io faccio leggere di nuovo perché l'ho appena messa, e DDM EAM, è questo qua, e adesso abbiamo anche quindi la quantità totale di carburante che ci servirà, che sono 7.003, stiamo pur larghi, mettiamo dentro 7.005 e va bene, quindi 7.005. Adesso ne abbiamo di meno, dobbiamo tornare qua e chiamare il camion. Eccolo qua. Ottimo. Ora siamo pronti per andare a mettere dentro quindi il nostro piano di volo. Vediamo se riesco a trovare il coso senza Ravorand. Ok. Un po' di luce. Magari accendo anche questo, lo mettiamo verso giù che fa un po' più luce. IRS su nav. Vediamo se riesco. Ok. E questo ci mostra un minuto prima che l'IRS ci sia l'allineamento. Perché io ho messo un allineamento veloce. Dalle opzioni del tablet, ups, siamo sotto sopra, dalle opzioni del tablet qua, realismo, eccolo qua, align time short. Se lo mettete real ci possono volere anche una decina di minuti prima dell'allineamento. Ok. Quindi, ora
possiamo iniziare a mettere dentro appunto il nostro piano di volo. Quindi clear, clear, cancelliamo i due messaggi sotto che ci avvisano. I dati sono fuori e lui vuole che gli metta dentro appunto dove siamo. E noi andiamo a selezionare la posizione GPS di sinistra, quindi quella del capitano, e lo inseriamo qua. Aspettiamo che lui, ok, e DDM abbiamo detto che è Monaco di Baviera, e come vedete le coordinate circa corrispondono perché noi non siamo esattamente dove lui prende il punto dell'aeroporto, ma siamo parcheggiati, non lo so dove. E qua, se sappiamo il numero del gate, possiamo mettere il numero del gate, non è obbligatorio. Andiamo poi su rotta, qua appunto l'origine già ce la propone DDM, la destinazione sarà Amsterdam, quindi EHAM. Il numero del volo abbiamo detto che è KLM oggi 1123. Che ci piace. La runway di partenza la andiamo a vedere sul nostro piano di volo. Troppo avanti, eccola qua. EDDM rotta, EDDM sarà la 26R. Se scrivete qualcosa che non esiste, lui vi dà un messaggio di errore, non vi lascia sbagliare. Perfetto. Detto questo, partenza, quindi questo, qua andiamo appunto a scegliere qua, partenza, arrivo, no? Partenza, è già selezionata la pista 26R, appunto. La nostra SID d'uscita non c'è, ok, perché lui vuole un diretto a Bubi. Ok, ci fosse stata una SID, l'avremmo potuta scegliere qua o far next page fino a quando la trovavamo, però lui non. Su questo piano di volo non c'è. Guardate, se guardate qualche altro mio video, si vede, ma non è una cosa così tanto incredibile. Troveremo una cosa molto simile al momento di inserire la star che sarà Helen. Quindi abbiamo detto diretto a Bubi, Bub. Andiamo qua. Da Bub prenderemo l'aerovia Y 28 che ci porterà a Helen con l'H, Helen. Ok, e basta, perché poi andiamo a selezionare EAM, il nostro arrivo, quindi Helen 1A, eccolo qui, e la 24 è la pista. Vediamo se ha un ILS questa. No, è senza ILS, boh, ma in questo caso non cambia assolutamente nulla. Ma cambierebbe, sì, cambierebbe il momento dell'arrivo, come effettuare poi l'arrivo, ma per inserire il piano di volo a noi in questo momento non interessa. Andiamo poi a cliccare su Route, Activate, Execute. In questo momento la rotta è inserita. Andiamo sull'ex. E vediamo se appunto c'è già un'eventuale discontinuità. Eh sì, perché ovviamente non avendo, sì, non avendo una star, quindi un circuito di, non avendo selezionato un circuito di ingresso, lui si sta chiedendo come arriveremo lì. Arriveremo lì grazie alle istruzioni poi dell'ATC in volo che ci darà, ci porterà sul circuito giusto per farci entrare poi sulla pista, in realtà se facessimo il volo, non lo stiamo facendo, quindi andiamo comunque adesso a selezionare la pista 24 e la mettiamo al posto di questi quadratini, appunto per togliere la discontinuità. Perfetto. Ora la rotta è inserita. Già che siamo qua, io clicco su di nuovo la pista 24 solo per selezionarla, vado su Fix, la inserisco qua. E qua posso aiutarmi a mettere quindi dei radiali praticamente a 25, io li metto per comodità sempre uguale a 25, 10 e 5 miglia dall'aeroporto,
così poi da capire quanto distante sono man mano che mi avvicino, quindi come gestire velocità, flap, eventualmente altre cose. Posso inserire anche un altro punto, che potrebbe essere l'aeroporto di partenza, anche lì per gestire la salita, ma, boh, come si vuole. Ok, è solamente una cosa che dopo aiuta, appunto, viene visualizzata sulla mappa. Andiamo a selezionare la nostra discesa. Lui propone 240 nodi a 10.000 piedi. Noi possiamo però mettere 250 barra 100, quindi un flight level 100 e fare execute. Ok, questo volo è molto corto e quindi, come vedete qua, l'altitudine massima di 340, fly level 340, ah perché sì, quello è il, ok, fly level 340, quindi possiamo andare su forecast e mettere dentro tutti quanti questi dati qua, quindi noi ci interessa 310, fly level 310, il nostro fly level massimo nella rotta di crociera sarà ipoteticamente 340, quindi 34.000 piedi, ma noi ci interessa in questo caso l'arrivo, quindi questi dati qui. Allora, 310, a fly level 310, il vento che incontreremo arriverà da 269 e avrà, mamma mia, 128 nodi. Urca, urca, fortuna. Quasi quasi me lo faccio lo stesso questo volo. Allora, 128 nodi. E andiamo a mettere qua. A 200 e così avanti, no? Quindi a 200 saranno da 265, saranno 87 nodi. E a fly level 100 da 273, 32 nodi. Execute. Normalmente adesso potrei anche inventarmelo, perché non ho voglia, se no aprite una pagina Google, andate sul METAR, mettete dentro EHAM, in questo caso Amsterdam, o l'aeroporto comunque di destinazione, il codice ICAO dell'aeroporto di destinazione. METAR, vedete il primo, probabilmente il primo risultato che esce, lo cliccate e verrete portati su una pagina che vi mostra appunto il METAR dell'aeroporto di destinazione, dove andiamo a prendere, adesso possiamo immaginarci, cosa so io, 7 gradi, è una pressione, mettiamo, di 1.015, tanto bene, e lo andiamo a mettere qua. Okay, i dati che vi dà appunto il METAR dell'aeroporto di destinazione. Più lontano è l'aeroporto di destinazione, poi magari più vedrete che poi ci saranno delle diversità al momento dell'arrivo, che sarà da ricontrollare, soprattutto la pressione dell'aeroporto, appunto, d'arrivo, al momento dell'iniziale discesa. Execute. Ok, quindi cruise altitude, abbiamo detto, sono 340, fly level 340. Ok, possiamo andare su performance, quindi premiamo iniziale reference, così ci porta alla prima pagina delle cose che a lui servono, praticamente. E a questo punto andiamo a mettere dentro i dati all'inizio, in prima pagina, del cost index e poi la benzina. Quindi il cost index è la prima, è la prima riga che troviamo qua sopra, 80. La benzina che ci serve. Allora, abbiamo detto, mettiamo dentro tanto le riserve. Le riserve tengono conto di queste due, praticamente queste due righe qua. Quindi abbiamo 2.500, 2.5. Se vogliamo poi mettere più benzina, la possiamo mettere dentro tranquillamente, basta poi tenerne conto e aggiungerla. Il carburante, diciamo, previsto per il viaggio sono 4.000,
per il motore all'inizio e alla fine in modalità Cont sono 600, altri 622 più il taxi, quindi più altri 800, mettiamo 5.000 totale. Perché così è più veloce da scrivere. Perfetto. Il zero fuel weight lo calcola da solo, abbiamo detto che era 55.000, ci siamo circa. Sempre su questa pagina, molto importante, andiamo a cercarlo qui, TOC, eccolo qua, top of climb, quindi il punto dove è previsto raggiungeremo praticamente i 34.000 piedi, eccoli qua. E qua ci serve non la temperatura esterna che sarà prevista di meno 55, ma la temperatura esterna meno l'ISA, lì, questo dato qua, qua in mezzo, quindi meno 2C, perché se no lui lo mette su F, lo andiamo a mettere qua. Il vento, sempre, TOC, questo lo leggiamo qua, da 296, mamma mia, 121 nodi. Allora, 296, 121. Ok, e qua quindi abbiamo messo dentro intanto tutti quanti i dati che a lui servono. Andiamo su N1 Limit Page, lui ha già inserito la temperatura esterna di qua di Monaco. Qua possiamo scegliere la the rate, che magari vedremo in un secondo video, perché soprattutto con le nuove, con le nuove pagine, le nuove funzionalità del tablet, della Zibo Mod, si può scegliere in maniera più precisa, però comunque in maniera, se abbiamo una pista bella lunga e vogliamo tenere da conto, dai, un po' i motori, possiamo scegliere un derate un po' più basso, quindi far credere praticamente all'aeromobile che i motori siano meno potenti di quello che sono, e quindi sforzarli meno praticamente, a grandi linee, in soldoni. Take off page, i flap normalmente li mettiamo a 5, okay. Questa pagina intanto la possiamo anche chiudere. No, lo riapro perché voglio mostrarvi poi ancora una cosa. Andiamo a scegliere le velocità che lui ci propone. Qui noi sei la V2 144, che sarà poi da inserire. Lo inseriamo già adesso qua. 144. Ok. In seconda pagina della take-off, praticamente, possiamo vedere sempre sul METAR, in questo caso dell'aeroporto di partenza, l'eventuale vento. Qua piove, quindi andare a mettere in caso le gomme, cioè dirgli, no, le gomme, andiamo a cambiare le gomme, scusa, andiamo a dirgli che la pista è bagnata, ovviamente serve per non far slittare, in verità, le gomme. La temperatura esterna, qua, che però abbiamo detto che lui lo sapeva già, mettiamo che sia sì, no, adesso andiamo di nuovo a rivedere un attimo le velocità, che probabilmente non è cambiato nulla, però qua si può cambiare questo valore e dirgli quindi di continuare a salire con un angolo più aggressivo, dai, fino a 1500 piedi, e poi abbassare il muso, quindi cominciare ad accelerare, e lì a 1500 praticamente noi inizieremo a togliere la prima tacca di flap, anche la seconda, dopo a seguire la velocità come va su, anche la terza, e tornare quindi a flap tolti del tutto. Metto 1500 io di solito, perché preferisco salire un po' di più in via dell'aeroporto. Possiamo mettere anche 2.000, anche 3.000, addirittura in certi posti, magari anche richiesto addirittura. Quindi adesso torniamo sulla prima pagina e andiamo a vedere che sì, qualcosa è cambiato, ma non la velocità finale. La V2 non è cambiata. Qua ci dà informazioni sulla pista, sulla lunghezza, questa è bella lunga, 4 km. Bene,
Quindi l'ultima cosa, che poi non, forse anche la più importante, visto gli ultimi aggiornamenti della mod, che ci rimane da fare è inserire il centro di gravità, praticamente, dell'aeromobile, che poi ci darà anche quindi, il valore per il trim. Andiamo, ritorniamo sul nostro tablet, la pagina, la prima pagina, tow, quindi il take off weight, il centro di gravità è 24,5% di Mach, se stiamo parlando qua, eccolo qua, appunto, tow 24,5% con il derate a 24K che abbiamo scelto prima. Rivedremo tutta questa pagina, compresi tutti questi valori qua, che comunque sono solamente i pesi dell'aeromobile, con, senza benzina, il peso all'arrivo, ecco, il landing weight, ma non è troppo difficile. Questa parte invece merita di essere trattata con un po' più calma. Comunque trovate un ottimo video se masticate l'inglese su YouTube, proprio di questo Twixter, cercando Zibo Mod CG, credo dovrebbe uscire fuori. Quindi 24,5 lo andiamo a mettere qua e appunto ci dà adesso anche take off speeds, sono giuste. 24,5, il trim a 5, che lo andiamo a... dovrebbe già essere su, esatto, di default, lui già lo mette a 5, lo mettiamo giusto a 5. Ecco. Questo è molto importante perché ovviamente influisce su come si comporterà poi l'aereo al momento del decollo proprio. Bene, quindi se il muso tenderà ad andare troppo velocemente verso su e quindi rischiando di grattare la coda, oppure l'aereo dovrebbe risultare troppo pesante da alzare. Legs, sì, e da qua poi il video può continuare perché questa parte mi ero dimenticato di metterla e l'ho dovuta aggiungere. Ciao. Direi che a questo punto abbiamo detto un po' tutto su come. Adesso qua potremmo continuare, qua lo metteremo sul legs per seguire poi il volo, man mano che procede, il volo più corto della vita, una pagina sola. No. Però volevo mostrarvi ancora un attimo qua sul piano di volo, appunto, come. Alla fine, dopo, come andare a vedere quanto carburante almeno è previsto avremo consumato. Quindi, noi sappiamo che partiamo con 7,1, anche se abbiamo messo dentro 7,2, mi sembrava prima. Ah, sì, perché comunque abbiamo messo di più noi, è vero, abbiamo messo un po' di più. Comunque, quello che ci interessa, soprattutto magari, è questa colonna di qua, quanto andiamo a consumare man mano che il nostro volo procede fino ad arrivare a Schiphol, quindi 4,2, 4.200. E poi comunque sarà da controllare la veridicità di questi dati facendo. Adesso però non sono sicuro, no, adesso non ho ancora, non sono accesi i motori. Comunque qua, zoom un po' di più, scusate, qua. Cliccando poi verso giù questo, che adesso non mostra assolutamente nulla qua sotto, perché questo sarebbe da mettere così, eccolo qua. Se io vado a cliccare questo, eccolo qua, mi mostra quanto carburante ho utilizzato fino a quel momento. Una cosa interessante. Altro da fare prima della partenza è andare a inserire qui la nostra. Adesso posso metterlo anche a occhio, però bisogna andare sul meter e vedere qual è la pressione del posto, qua 3002. Ok, e stessa cosa andarlo a mettere anche quindi
qua sotto, questo qua è quello che poi gestisce il pilota automatico. Andiamo a inserire le nostre le fly direction e poi, non adesso, al momento poi prima della partenza, anche il gestore del la T, che praticamente gestisce l'auto throttle, gestisce la manetta. La prima altitudine, che potrebbe essere 5.000, 10.000, dipende dall'aeroporto, 9.000, dipende dalle istruzioni dell'ATC, dipende. Okay? E poi si continua con l'accensione vera e propria. È molto importante ricordarsi sempre di andare a inserire la quota di crociera massima che raggiungeremo nel sistema praticamente di pressurizzazione, perché se no si rischia l'ipossia. E la mod la simula tutta, quindi se lo schermo diventa nero sapete che è colpa di questa cosa qua. E poi si procede con la messa in moto dell'aereo, che però non lo potete vedere in qualsiasi mio altro video, lascerei perdere per evitar di andare un po' troppo per le lunghe. Vi ringrazio, se vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto spiegatemi cosa ho sbagliato, iscrivetevi al canale. Volevo in ultimo un ringraziamento a Giuseppe, Max, Anders e OK che mi supportano, grazie ragazzi, grazie perché mi date veramente uno sprono. Ciao, alla prossima!